dalla loro, dal podio di Pechino nella crono, argento, quindi dimostra di ragionare bene anche contro il tempo, poi però il fisico l'aiuta, scalatrice e atleta minuta quest'anno, Tour de France femminile, due tappe ed è qui, prova di Coppa del Mondo a Montreal e adesso è lì per raccogliere probabilmente intanto il traguardo parziale di una tappa che dovrebbe avanti così portarla alla maglia rosa. Momento di grande maturazione per Emma Pulley, come hai ricordato, che sta facendo emergere tutto il suo grande talento, tutte le sue grandi potenzialità, nonostante la stazza non sia assolutamente un atleta che fisicamente dà l'impressione di poter dire qualcosa di importante, invece il suo grande carattere e il talento naturalmente fa sì che possa naturalmente rendersi protagonista di queste grandi prestazioni. Tra l'altro sono iniziati anche un po' i tatticismi, Emma Pulley ha tutto l'interesse a chiaramente imporre il ritmo, perché lei soprattutto che ha l'interesse per la maglia rosa a questo punto di capo classifica, invece fa bene Mara Abbott a risparmiarsi un po' nel tentativo naturalmente con l'obiettivo di conquistare la tappa, mentre è uscita, emerge dalle retrovie proprio colei che Claudia Hausler è l'altra freccia nell'arco di Manella Cambre, decisamente, io devo dire, faccio ammenda, per me era la super favorita, probabilmente troppo giovane ancora, e Manella Cambre ha detto tocca a Emma Pulley se dobbiamo far gioco di squadra, Hausler a coprire l'avanscoperta della compagna, in questo momento sempre davanti a fare l'andatura francobollata dalla più agile, dalla più longilinea Mara Abbott, che rilancia alzandosi sui pedali ma sempre a ruota di Emma Pulley, che continua a guardare dietro così col timore magari che la Abbott abbia addirittura il coraggio triplo di andarsene. E qui siamo con Claudietta Hausler, l'anno scorso terza dietro a Fabiana Luperini e ad Amber Nieben nella classifica generale del Giro 2008. Claudia Hausler che esce dalle retrovie, riesce a imporre il proprio ritmo, riesce a staccare le altre inseguitrici, Emma Pulley sempre molto determinata davanti in prima posizione, sarà naturalmente per il team Cervelo un grande, diciamo, vantaggio avere più carte da giocare, anche perché le tappe nei prossimi giorni saranno tappe in cui il controllo della squadra conterà moltissimo. Questa è la tappa più dura, questa è la tappa regina, evidentemente oggi si giocano anche le gerarchie all'interno di questi grossi team, ed Emma Pulley all'interno del Cervelo Test Team chiaramente a questo punto sarà colei che verrà difesa e tutelata dalle compagne di squadra. Ultimi chilometri, non più di due, alla Calcinaia Monteserra, abbiamo detto la tappa della verità, quarto giorno di gara, Giro Donne edizione del ventennale, indietro coi ricordi alla prima volta nell'88 di Maria Canins, era il tempo delle pioniere, poi il poker di vittorie proprio Nostra Signora delle Montagne, allora scricciolo d'atleta Fabiana Luperini, queste sarebbero le sue strade per una volta, un chilometro, il triangolo dell'ultimo chilometro, ormai volano a giocarsela le due, dicevamo avrebbero dovuto essere le strade di Fabiana Luperini, lei non è protagonista, questa è la quinta volta che il giro femminile passa dal Monte Serra, protagonista la Lupa in altre occasioni. Due anni fa la vittoria nella cronometro da Prato a Calcio, proprio il paese ai piedi della salita, 11 km in tutto, fu lezione di stile, accademia pura di Editha Pučinskaja. L'anno scorso, il giorno in cui Fabiana Luperini mise le mani addosso alla maglia rosa per non mollarla più, verso il quinto successo, pokerissimo al Giro Donne. L'altra più vicina a lei nell'Albo d'Oro è Nicole Brandli, la svizzera c'è, la fuoriclasse della Bigla c'è, ma non è in buone condizioni, anche se è subito dietro nelle posizioni di immediato rincalcio rispetto alle due che ormai stanno per sognare il traguardo. Emma Pulley, cosa dici? È proprio Luperini e Nicole Brandli, hai parlato di loro due, grandi protagoniste nelle edizioni passate del Giro Donne, sono insieme, tra l'altro Radio Corsa ce le segnalano, insieme a oltre 2 minuti e mezzo però il loro ritardo quando siamo all'ultimo chilometro. Cosa fa? Lascia la vittoria Martino, cosa succede adesso? Secondo me tenta tanto di fare prova la volata, ci prova Emma Pulley, eccola che rialza, controlla la maniera della pista, ce l'ha però attaccata Mara Abbott, sa di aver dato una grande mano alla rivale e adesso s'allarga, va a cercare altra direzione per traiettoria sicuramente più favorevole. In alto sui pedali Mara Abbott,
Columbia High Road fatica qualcosa, la piccoletta Emma Pooley, ormai ci siamo di nuovo davanti. Emma Pooley sembra mollare Mara Abbott, non riusciamo a scorgere i metri che mancano, 150 in questo momento, ha preso nuovamente la prima ruota proprio Emma Pooley, che però ha calcolato male, probabilmente partita troppo lunga, riesce, sembrerebbe almeno in grado di risalire nuovamente, trovare la prima posizione. A questo punto Mara Abbott vince lei, seconda Emma Pooley. Facciamo partire il cronometro, ma è facile pensare che ormai per la Pooley sia maglia rosa. Claudia Hausler a 36 secondi più o meno dovrebbe aver mantenuto questo distacco. Brava Hausler. Volata infinita sì, tra le due, partita lunga. Emma Pooley probabilmente ha corso con maggiore intelligenza, con maggiore freddezza Mara Abbott, che ha meritatamente conquistato Judith Tan con una ritrovata Bubnenkova e Fenix Edil Savino, un'altra dell'Airode, e con la maglia ciclamino, la veste simbolicamente Edita Pucinskaite. Qua siamo con Amber Nieben, il ritardo è pesante nell'ordine dei 2 minuti e 8 secondi per la maglia rosa. È arrivata Edita Pucinskaite, è arrivata Amber Nieben appunto in maglia rosa. Prima di loro segnaliamo l'arrivo di Carla Ryan. Guarda la fatica della Luperini. E qui c'è Nicole Brandley, Fabiana Luperini, è subentrato sulla Luperini, certamente anche l'amarezza per non essere riuscita chiaramente a rispondere positivamente all'affetto dei propri tifosi in questa giornata in cui lei sperava moltissimo. Francesca Portinari, immagini rallentate dell'arrivo, davvero questo tiramolla incredibile, ha sbagliato. La Pooley ci ha provato, aveva lavorato parecchio, poi Mara Abbott, mentre la Pooley classe 1982 londinese di Wadsworth ha cominciato nel mountain bike, lei Emma Abbott tutta contenta, qua è provata dalla fatica, ma probabilmente dentro un mondo di felicità, sono cadute in molte, cadute, sì. E portava i segni del timbro, lei pure. Mara Abbott e stesso tempo per Pooley a 36 secondi, Hausler, Arne a 1.24, il gruppo, la macchina scopa. Quando si è detto in partenza questa era la tappa della verità, era così. Ha detto molte cose questa tappa, ha detto che abbiamo due squadroni che si in modo spettacolare si contenderanno la vittoria finale, Cervelo Test Team e Team Columbia High Road. Abbiamo un Emma Pooley in maglia rosa dopo questa giornata che ha un vantaggio direi interessante, 1 minuto e 07 su Mara Abbott e terza Claudia Hausler. Bene, e con queste immagini chiudiamo dal Monteserra Giro Donne, domani davvero tappa per ruote veloci, prima volta a Sant'Elpidio, Porto Sant'Elpidio, linea Saxa Rubra.